Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi questo nuovo tutorial. Finalmente siamo arrivati a 200 iscritti. Sono davvero molto felice, vi ringrazio tutti quanti. È ormai quasi un annetto che sono qui su YouTube e quindi sono davvero molto felice. Per ringraziarvi di questi 200 iscritti, tra poco arriverà anche il contest. Però per ringraziarvi ho deciso di fare questo tutorial. Oggi andremo a vedere il card spin, che è questo qua, questa bellissima fioritura qua che si fa con una carta. Andiamo subito con il tutorial. Ok, per eseguire il card spin abbiamo bisogno di una carta normalissima, in cui dobbiamo trovare innanzitutto il punto di equilibrio. Come si trova? Allora, partite con la carta nella mano sinistra se siete destri, se non è la mano destra se siete mancini. Con la mano destra andate a pinzare la carta qua nelle basi in corrispondenza del pallino, ok? In questo modo andate a mettere il medio, quindi girate la mano e fate corrispondere il pollice praticamente di là sulla faccia, e a questo punto potete poi eseguire il card spin. Quindi innanzitutto dovete trovare il punto di equilibrio e dovete allenarvi, perché io all'inizio non riuscivo proprio per questo. Dovete distendere il medio e riuscire a tenere la carta in equilibrio. È molto importante, perché sennò non vi verrà. Quindi una volta che avete imparato a tenere la carta in equilibrio, passiamo al movimento dello spin. Il movimento viene effettuato dall'indice, che si muoverà così in senso orario. Ok, ora lo faccio vedere. Quindi quello che succede è che l'indice girerà così, farà girare la carta in senso orario, quindi in questo modo la carta girerà. È importante che appena fate partire così la spinta, date la spinta con l'indice, il pollice si stacchi e la mano si distenda, perché se non distendete la mano la carta non potrà passare, perché ha troppo poco spazio e non riuscirà a girare. Quindi appena date la spinta subito distendete la mano tenendo la carta in equilibrio, a quel punto chiudete. Quando voi chiuderete, fermerete il giro, ok? E all'inizio provate piano, poi mano a mano fate sempre più veloce, perché più veloce è, più rischiate che la carta schizzi via. Quindi spero, è una fioritura che a me piace molto, perché la uso a volte per abbellire i miei effetti, e spero che piaccia anche a voi. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi. Tra poco il prossimo video sarà quello del contest, e ciao!